provato ad utilizzare questa spilla. Allora, non è male assolutamente, ma c'è un problema terribile con questa spilla. Questa spilla è tocca rapidamente un nemico. Questa cosa fa? Crea un piccolo pezzo di ghiaccio sul nemico, ma tu devi continuare a premere fino a che non inizia a esplodere, diciamo, questa spilla. A livello di danno è fantastico, è forse addirittura superiore a questa, e tutti la definiscono sicuramente una delle migliori spille che ci sono. Il problema qual è? Le hitbox dei nemici sono fatte male, sono piccole così, il nemico è grosso così, quindi anche se tu ti metti col touch a fare così, 7 volte su 10 la manchi. Pensa peggio con questo. Quindi questa spilla è buona. Devo capire se sono io che sbaglio o se è la spilla che non riesco ad utilizzarla, o se magari appunto non è effettivamente così, nel senso tocca rapidamente un nemico e poi posso muovermi. Ma in teoria non ha funzionato se ho provato a fare così. Va bene, queste sono le nostre spille per il nostro scontro con Minamimoto. Noi stiamo finendo di digerire e possiamo salire all'ultimo piano. Ella! Ah, voi due? Come avete fatto a trovare questo posto? È uno scherzo? Abbiamo ricevuto la mail della missione. Cancella il Game Master a Pork City. Cosa? Una matrice inversa! Non importa, mi avete risparmiato il viaggio. Di cosa sta parlando? Quella missione non veniva da lui. Speravo in una piccola ricostruzione dei fatti. Stesso luogo, stessa modalità dell'ultima volta. L'ultima volta? No, Nora! Stai bene, Neku? Ah! Ricordi che affiorano. Guardalo lì, tutto contento di guardare il murales. Poi arriva Joshua di corsa. Neku! Stai attento! Puff! Oh, ma guarda! Ha sparato. Ma non a te, Neku, incredibilmente. Puff, puff, puff. Sei stato tu, Neku. Tu mi hai ucciso. Tu mi hai rubato la vita. Questo è insignificante. Cosa? Ne ho abbastanza delle chiacchiere. Venite a farvi derivare. Questa volta vi sradicherò dalle mie coordinate spaziali. Annegate nel mare dei numeri immaginari. Che show poi ha veramente un potenziale immenso. Sta immagine dell'ascensore, scusami. Oi, 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 calmo. Allora, calmo. È un problema avere i granchietti come primo nemico. Perché hanno un sacco di difesa, purtroppo. Per fortuna che abbiamo sta spilla che fa danno continuo, dannazione. Ecco fatto. Orsone. Calmo, vai via. Joshua, colpiscilo. There.
Colpiscilo, Joy. Dove cacchio va? Il Joy-Con oggi. Beccati questo. Ecco fatto. Orsone distrutto. Ui. Dove? Effetto. Aiuto. Cos'è? Beccati questo. 2, 3. 1, 2, 3. 1. No, ho sbagliato. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dai, ancora uno, ancora uno. 1, 2, 3. Perfetto. Peccato che l'abbiamo sbagliato uno, però almeno un po' di danno gli riusciamo a fare. Oh, calmo. Aia. Occhio. Troppo. Zeta slow, un cavolo, stronzo, ti sto colpendo. Aia. Che presa. Porca miseria. Perché il Joy-Con va così male ultimamente? Ok, ora dovrebbe andare meglio. Aia. Spostati. Aia, che male. Io non capisco perché ultimamente... Occhio! Ah, ma l'ho capito adesso che lui... Cioè, allora, lo sapevo che lui li assorbiva. Non avevo visto che quando si trasformavano in palline lui li assorbiva. Aia. Dai. Ti sarebbe piaciuto prendermi, eh? Ecco fatto. Dai che siamo a metà vita. Dai. Calmo. Di nuovo. Beccati. Aia. Cosa sta succedendo? Perché tremava? Aia. Per fortuna che le stalattiti lo stannano. Aia, ma che palle sti canguri maledetti. Maledizione. Calmo, curati. Spostati. Ecco fatto. Calmo. Madonna mia. Sti canguri che... Quando uso... Allora, quando uso quella spilla... Devo stare attento... ai canguri. Occhio. Hey.
Beccati questo. Devo stare attento quando uso. Quella maledetta spilla del ghiaccio. Perché continuo a rimanere stannato ogni volta. Occhio. Perfetto. Ecco qua, colpo finale. Uff, allora, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. No, ho sbagliato. 2, 3. 1, 2, 3. Ancora uno, ancora uno. 1, 2, 3, perfetto. Dai, è abbastanza il danno. Me lo ricordavo, in realtà forse la mia idea è influenzata un po' dall'anime, ma me lo ricordavo molto più impegnativo. Me lo ricordavo molto più impegnativo come combattimento. Ti prego, dimmi che ho preso la sua medaglietta, ti prego. No, aspetta, non è lui, vero? È la sua medaglia? Ho preso Leone? Grado E, vabbè, quello non ci posso fare niente. 6 minuti di combattimento, però abbiamo preso Leone. Dio mio. Ci ho sperato, Lume di candela. Premi lo spazio vuoto per spruzzare scintille di ampio raggio. Ok. 10.000 yen, Hiriko Kame. Ah! Siete Z persistenti. Oh, cosa c'è che non va? Non dovevi eliminarci alla velocità della luce? 3-1 non lo leggerò mai. Vaffanculo. Ma che diavolo? Il mondo è fatto di numeri. Ho sottoposto la mia soluzione a ingegneria inversa per tutto questo tempo. Ed eccola qui. Attento, quello psico è una vampaglia di livello I. Ho trionfato. Non potete scappare. Bella sta scena. I thought you couldn't afford to lose. Give up on yourself and you give up on the world. Nell'anime questa scena è ancora più figa. Cioè, sia lui che esplode, sia lui che lo salva, è bella. Perché c'è Neku che gli cade la lacrimuccia ed è tristissima. Un nuovo giorno di nuovo, eh? Dannazione! Perché? Perché? Clash of Desire, chapter closed.